con la persona di Cristo. Siccome gli eretici ariani cercavano ogni pretesto per mettere in dubbio la piena divinità di Cristo, per togliere loro ogni pretesto, i padri diedero a volte una spiegazione cosiddetta pedagogica di tutti quei testi del Vangelo che sembravano ammettere un progresso nella conoscenza della volontà del Padre e nell'obbedienza ad essa. Uno di questi testi era quello della lettera agli Ebrei, secondo cui Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Un altro era la preghiera di Gesù nel Getsemani. In Gesù tutto doveva essere dato e perfetto in partenza. Da buoni greci pensavano che il divenire non può incidere sull'essere. Qualcosa del genere, dicevo, si è ripetuto tacitamente per la fede di Maria. Si dava per scontato che lei avesse compiuto il suo atto di fede al momento dell'annunciazione e in esso fosse rimasta stabile per tutta la vita. Come chi ha raggiunto di slancio la nota più acuta di un canto e la mantiene poi per tutto il resto del canto. Si dava una spiegazione rassicurante di tutte le parole che sembravano dire invece il contrario. Il dono che lo Spirito Santo ha fatto alla Chiesa con il rinnovamento della Mariologia è stato la scoperta di una dimensione nuova della fede di Maria. La Madre di Dio, ha affermato il Concilio Vaticano II, avanzò nella peregrinazione della fede, Lumen Gentium 58. Non ha creduto una volta per tutte, ma ha camminato nella fede progredendo in essa. L'affermazione è stata ripresa e resa più esplicita da Giovanni Paolo II.